Questa puntata sarà dedicata ovviamente al Rally Valle d'Aosta che si è appena disputato lo scorso fine settimana, ma avremo anche una piccola anticipazione su quella che sarà la prossima tappa del CRZ Zona 2, ossia il Grappolo. Con me, come sempre, Fabio Bongiorno. Ciao Diana, grazie. Siamo ritornati qui operativi dopo qualche settimana di stop a parlare del Rally Valle d'Aosta. Bellissima gara che è andata in scena nell'ultimo fine settimana, con tanti protagonisti, oltre 150 vetture e con un vincitore. Conferma. Che è diventato ormai un abituale della Coppa Rally di Zona, dopo tanti anni ovviamente nei tricolori e quant'altro, ma Elvis Schendr ha dimostrato ancora una volta che ha maggior ragione sulle strade di casa di avere una marcia in più nella gestione e nella velocità sicuramente. Gara assolutamente complessa. Elvis Schendr, quindi di Gorderheim, ha vinto il Rally Valle d'Aosta, con tante difficoltà, soprattutto sulla Marcel Fenis, che ha creato molta selezione, certo. Durante la gara, anche. È tornata sì dopo qualche anno di stop insieme al Rally Valle d'Aosta, ma poi è ritornata nell'edizione 2024, e a farne le spese sono stati due assoluti protagonisti della gara ostana, Marcel Morio e Alberto Branch, ma devo dire che comunque allo stesso tempo è stato un bel metro di misura per tutti gli equipaggi, anche per le classi inferiori, quindi è stata una gara difficile e selettiva, degna della rivale d'Aosta, che è tornato certo. come lo conoscevamo una decina di anni or sono. In questa puntata abbiamo sì. Due ospiti che adesso presenteremo. Sì, abbiamo con noi Marcel Porlieu, appunto, che grazie. Però lo vogliamo dire è il grande protagonista per noi, almeno di metà gara della Rally Valle d'Aosta. Ciao Marcel. Buonasera. Sì, e Vanessa Rai. Ciao Ciao Vanessa. Ciao. Ma non ci sono solo loro, perché in collegamento da remoto abbiamo l'organizzatore del Rally del Grappolo. Sì, Walter Bugnano, che è venuto a trovarci e con grande piacere abbiamo qui tra noi. Ciao Walter. Ciao Fabio, ciao a tutti, un grande saluto, vi ringrazio per avermi invitato per dire due parole sul Grappolo e parlare di rally, e rinnovo i miei complimenti per questa cosa che portate avanti, che comunque per il mondo del rally è una bellissima cosa. Grazie, iniziamo magari con lui. Grazie, grazie che sei passato a salutarci anche virtualmente, perché crediamo che ovviamente la tua gara negli ultimi anni abbia compiuto un percorso importante che oggi la vede tra diciamo le gare principe della Coppa Rally di Zona, e allo stesso tempo sarà il prossimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 2, che ha vissuto già i primi frangenti a Rally Vigneti Monferrini, e adesso avrà questo secondo atto prima di andare dagli amici liguri, ecco. E quindi qualche anticipazione a qualche settimana dalla gara, di una gara che sicuramente, come al solito, porta tanto interesse e novità. Sì, ti ringrazio Fabio per le belle parole. E come hai detto tu, il Rally Grappolo che si correrà 25-26 maggio, e il secondo appuntamento del Coppa Rally di Zona, di seconda zona, dopo il rally del Canelli, il Vigneti Monferrini, che molto bene ha fatto a livello di partecipazioni. E anticipazioni, cosa posso dire? Ormai ci avviciniamo molto velocemente a questa data, il format della gara pressoché è uguale identico a quello dell'anno scorso, quindi con shakedown diviso in due turni,
sabato mattina e sabato pomeriggio, 17.30 la prima vettura transiterà sulla pedana centrale di Piazza Libertà per andare a effettuare il primo passaggio sulla prova speciale di Revigliasco, riordino, e poi il secondo passaggio sempre sulla prova speciale di Revigliasco, questa volta in notturna, che ha riscosso molto molto successo l'anno scorso, è stata molto ben apprezzata, visto che dopo tantissimi anni siamo riusciti a riportare una prova speciale perlomeno nell'Astigiano e comunque anche nei dintorni, non se ne fanno tante, con la luce dei fari. Poi le macchine vanno a Nanna e il giorno dopo si riparte alle 9 del mattino, quindi ci si può riposare anche un po' di più, visto che abbiamo già fatto due prove il sabato, e per andare a affrontare una prova inedita, che è una novità per il grappolo, che è la Villa Franca, che toccherà i comuni, partirà nel comune di Castellero, trasiterà nel comune di Villa Franca e terminerà nel comune di Maretto. E fatta questa, si andrà a fare la classica Ronchesio, che è sempre uguale alla tradizione dell'anno scorso, parco assistenza, riordino, riordino, parco assistenza, e secondo giro uguale. La prima vettura arriverà in pedana alle 15, quindi è un orario abbastanza accettabile e non è tarda serata. Diciamo che il format è questo. E, ci saranno alcune novità. Ti fermo un attimo perché è una cosa interessante. Appunto, hai detto giusto anche del discorso della notte, che è una cosa che non è ovvia, ed è bello che gare come grappolo la portino sempre nel proprio programma, con sicuramente un qualcosa in più che dà quel fascino, no, che a volte manca, no, un po' ai rally, quindi luci, fari, sono un po' quelle che magari, quelle cose che erano un po' i rally di un tempo, oggi un po' meno, e quindi è un'ora che ci crede a portarli avanti, chiaramente. Sì, questo è vero, perché comunque noi ce la mettiamo tutta, ecco, a fare delle cose, ovviamente poi devono anche farcele fare, perché la mia intenzione era già anni prima di passare di notte, però ho dovuto un attimino mediare un po' con chi ci dà i permessi, perché giustamente anche loro devono avere tutte le informazioni e le sicurezze del caso per poter dare certi permessi. E noi, come ho detto prima, ce la mettiamo tutta sempre a trovare delle novità per rendere, diciamo, questo nostro sport, questa nostra passione comunque bella, accattivante e comunque attirare della gente. E appunto l'anno scorso abbiamo introdotto questa prova in notturna che è piaciuta molto, è stato un test, quest'anno la miglioreremo tanto, avremo delle cose, delle novità che non vi svelerò, le vedrete poi in prova speciale. E soprattutto a San Damiano abbiamo deciso, siccome anche da parte della federazione quest'anno ci hanno diciamo indirizzato sul fatto che volevano creare manifestazioni collaterali nei parchi assistenza, comunque nelle zone statiche, per attirare delle persone a vedere, e noi non siamo stati fermi, ci siamo mossi già da fine dello scorso anno. E quindi porteremo all'interno del parco assistenza, ci sarà il primo il grappolo slot. Per chi non sa cosa sia, sono praticamente, grazie all'amico Mollo Roberto, la Sport Forever, sono le macchine, la pista della polistia, praticamente le macchine elettriche. Quindi verrà allestita nel parco assistenza una pista abbastanza lunga dove tutti possono provare queste macchine, che io quando sono andato a vedere le prime gare mi sono spaventato, perché comunque fanno verifiche come un rally vero e vanno a una velocità pazzesca. Ci saranno dei campioni che faranno vedere cosa sono capaci di fare, quindi questo nel parco assistenza. E in San Damiano ci saranno tre giorni di festa, che l'abbiamo denominata Street Food e Motori, e quindi chiunque venga a San Damiano, che sia un concorrente, uno spettatore o un addetto al lavoro, troverà un paese in festa con musica e divertimento. E l'ultima novità, il sabato sera faremo l'elezione di Miss Rally il Grappolo, quindi avremo la possibilità di ospitare queste ragazze che sfileranno sulla pedana proprio del rally per poter essere giudicate da una giuria che vedremo sarà formata da piloti o comunque da addetti al lavoro, e appunto ci sarà l'elezione di Miss Rally di Grappolo. Ci sarà da ridere allora. Noi ce la mettiamo tutta. No, grazie Walter, perché è stato un
mentalmente prezioso. Sicuramente il fatto di tutte queste iniziative collaterali, Diana, penso sei d'accordo con me, fanno del gran bene ai rally ed è necessario farle, perché a volte fanno del bene anche proprio ai paesi e alle città che ospitano queste manifestazioni. Si crea quella rete, una sinergia tra, tra i comuni, tra i cittadini e tra la comunità, la manifestazione, tra la comunità e l'evento, che è importantissimo per la salute e anche della specialità. Certo. Quindi importante che tanti seguano queste iniziative, seguano e diciamo che Valtare è bravo ogni anno a rinnovarla. Che dire, lo salutiamo, possiamo salutarlo rinnovando ovviamente. Lo possiamo aspettare per il post? Sì, sicuramente. Un invito post gara qua con noi? Sì, certo, volentieri, certo. Volentieri. Sicuramente ci sarà una gara da raccontare. Sarà una gara assolutamente avvincente, dove troveremo di nuovo tanti protagonisti da Coppa Rally di Zona e insomma sarà un bel vedere. Sì, prima non si può svelare troppo, dopo invece si può raccontare di più. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a voi dell'invito, saluto gli ospiti studio che non conosco personalmente, ma ci sarà occasione e niente, vi aspetto tutti a San Damiano 25-26 maggio al Grappolo. Grazie ancora e buonasera a tutti. Ci vediamo al Grappolo, ciao. Ciao. Ciao ciao. Allora, ed eccoci tornati qui in studio con Marcel Porliot, primo ospite di oggi. Lanciamo le immagini, poi facciamo qualche domanda sul Rally Valle d'Aosta e sulla tua percorso, diciamo, agonisti. Allora Marcel, una gara a doppia faccia, si può dire. La prima parte, dobbiamo dire che hai fatto sognare tanti aostani, diciamo l'altra parte degli aostani, in un duello con Elvis a distanza, o comunque con pochi di secondi di distacco, dove grazie a una tua probabilmente anche scelta giusta di pneumatici sei riuscito a fare la differenza, specialmente sui salassi, ma poi anche sulla rete si è comportato bene. Poi il parco assistenza, è successo qualcosa su Felice, ma lo facciamo raccontare da tutti. Buonasera a tutti. Allora, come dicevi, sì, è stato un sogno anche per me, perché non me lo aspettavo, non me lo sarei mai aspettato. E vincere la mia prima prova speciale della vita è stato proprio emozionante. Abbiamo fatto la scelta giusta di gomme, perché comunque sapevamo che era un po' umido e sapevamo che bene o male tutti erano usciti con delle 7 più, però io non me la sentivo di rischiare, volevo andare in sicurezza, ho detto comunque per me l'obiettivo è fare chilometri, fare esperienza, non voglio rischiare di compromettere già tutto con un'uscita o qualche rischio inutile sulla prima prova, quindi è stata una scelta più che altro per essere tranquilli, ecco. Certo. Senza rischiare niente. Poi alla fine invece ha anche pagato, perché comunque abbiamo vinto la prova, sull'entrò ci siamo comunque difesi, e quindi bene. Poi all'assistenza abbiamo deciso di, viste le temperature comunque erano aumentate, che le strade erano un po' asciugate, di cambiare le gomme, e poi purtroppo niente, un taglio, un nostro errore di valutazione durante la scrittura delle note, non abbiamo visto questa pietra e abbiamo tagliato, l'abbiamo pizzicata e abbiamo rotto due cerchi, quindi ci ha compromesso la gara, ecco. Certo, certo. Diana? Quindi sì, è stato un sogno per un certo periodo di tempo, ma sicuramente un sogno che verrà rimandato, che potrà essere vissuto alla prossima occasione. Assolutamente, assolutamente. Sapevo comunque che con Elvis non sarebbe stato per niente facile, ecco. Non lo so duro. Ecco, quindi per il momento era un bellissimo sogno, ovviamente non sarebbe durato molto, penso, quindi già solo il fatto di essere comunque subito lì.
Sì, era l'obiettivo, poi comunque era ecco, comunque finire sul podio. Dopo, dopo gli facciamo qualche domanda anche sulla stagione, sul passato e sul corso, perché ne hai da raccontare e ci teniamo a farlo. Vogliamo parlare anche di Vanessa? Certo, una navigatrice, abbiamo avuto ospite la scorsa, nella scorsa puntata, un'altra navigatrice che era Tiziana, e siamo contenti di avere di nuovo un esponente femminile di questo sport. Come anche su Tiziana, faccio una stessa domanda a te, siamo donne e quindi come siamo realmente viste all'interno di questo mondo? Ma io penso che negli ultimi tempi comunque sia cambiata la visione della donna nel motorsport, perché si vedono per fortuna tante donne, tante che riescono comunque a raggiungere dei livelli più alti e poi lì sta anche sempre un po' il pilota. Io ho sempre pensato che non dipende se sei uomo o donna, è il feeling che riesci a trovare con la persona che hai di fianco. E tanti dicono la donna è più precisa, l'uomo è più confusionario, altri dicono il contrario e la maggior parte dicono le donne pesano di meno. Certo, ci pare che non per quello che vuoi. Sì, infatti, che Tiziana certo. Poi è ancora più piccola, quindi diceva sì, buonanotte. E tra l'altro anche lei era al via della Valle d'Aosta. Era al via, ma non ha preso il via perché purtroppo ha avuto un'influenza. No, lei c'è stata. No, Tiziana. Sì, lei certo, è qua per quel motivo lì. Tiziana, sì. E tu sei stata invece via della Valle d'Aosta, al fianco di Faletti. Valetti, sì. E, se vuoi dire anche tu due battute sulla gara ostana, giusto? Sì, diciamo che noi era la seconda gara che facevamo insieme, io e il mio pilota, su quella macchina, quindi l'obiettivo era fare chilometri. Era la prima gara sua fuori di casa, perché noi abbiamo sempre fatto il Canavese, il Castiglione, quindi zone certo. Sue. Quindi era la prima volta fuori, una gara non semplice, perché comunque gare sporche. Però dai, siamo partiti in sicurezza all'uscita di ogni parco assistenza, non avevamo voglia di prendere rischi, per poi alla fine i rischi fanno tornare indietro, non concludi nulla. Però è stata una bella gara. Io era la prima volta che lo facevo ed è veramente molto bella. E appunto per questo vediamo anche le immagini del tuo equipaggio. Quindi un Rally Valle d'Aosta che ha avuto un dominatore, che come diciamo che non ha il pronostico, si è rivelato esatto con Alice Chantre che ha conquistato. Direi che non ha ha mancato la non ha deluso, mi piace parlare serio che è qui, ma non ha deluso i tanti aostani. Sì, che hanno sognato per un tratto un po' di tinta aostana. Un po' di diverso, qualcosa di diverso. Perché lo dicevo con tanti, proprio assistenti, dicevo, penso se anche Alberto Branche finisce sul podio, diventa un podio tutto ostante. Quindi salutiamo anche Alberto, tra l'altro. Sì, devo dire che Elvis è stato completo dall'inizio alla fine, è riuscito a far tesoro dell'esperienza che ha maturato anche sul stato ostante, e specialmente a Fenice, perché è lì che lui è riuscito a fare la differenza. Parlavo con Marcel Primo, effettivamente Fenice è una prova che tanti di loro hanno visto magari da ragazzini, diciamo appena adolescenti o quando si andava sul motorino, Elvis correva già, era già sulle speciali con una macchina da gara. E quindi ci sta che lui su quel tratto lì ha avuto quel qualcosa in più. Però insomma, da notare devo dire la prestazione di altri protagonisti della gara ostana. Certo. Su tutti Mattia Pizio e Luca Simonini, perché sono stati bravi. Secondi a non mollare quasi mai, sì, a stare subito alle dosse di Elvis, e quindi anche per loro un'altra prestazione da notare, perché comunque ovunque vanno, anche fuori dal loro, diciamo, dal loro area, quella dell'Alto Piemonte, riescono comunque a contraddistinguersi. Terzi classificati Simone Peruccio e Federico Capilli con sulla Skoda RS, tra l'altro loro, mentre gli altri sulla Skoda vecchie, tra virgolette vecchie. Bravi perché comunque sono stati attenti quando ci sono stati i passi falsi davanti, quindi sono riusciti a cavalcare l'occasione e far tesoro di quello che
di quello che era la gara, cioè quello di non commettere errori e non, non commettere forature, che purtroppo è stato un po' il problema della, della Fenice, ma anche della, della Pro Speciale. Quindi anche, da, anche per loro un podio di peso. Nonostante devo dire che Davide Porta sul finire con Andrea Pistini sono riusciti a tallonarlo da vicino, per solo i 6 decimi non sono riusciti a sorpassarlo, quindi devo dire a sorpassare, quindi devo dire che è stata una bagarre per il podio tesa fino all'ultimo chilometro, perché fino a quando le classifiche non sono state ufficiali. Dominio assoluto, manco a dirlo. Antinte Skoda. Bravi anche Gagliasso. Sì, assolutamente. Bravi sia Massimo Marasso che parte di Gagliasso, che sono, si sono difesi. Parlavo con Dario Beltramo, navigatore di, sì, di Patrick, mi ha detto l'obiettivo è arrivare a fondo, perché obiettivamente non sono strade a loro congeniali, no, perché sono abituati a strade molto diverse, strade del Basso Piemonte che sono totalmente diverse, con tanto più bracciolino, quindi condizioni differenti. Quindi. E, decimo assoluto anche un canavesano, visto che siamo in canavese, Cristian Milano e Nicolo Cottellero, che con la Special Car, con la Skoda, la Special Car, sono arrivati nella top 10. Sì, con Marcel volevo affrontare proprio questo, questo argomento qui, perché le speciali agostane per definizione sono prove molto larghe, pulite oltretutto in certi posti, a parte il Fenice che è una gara, è una prova a sé. Tu che hai corso da poco Rally Regione Piemonte, quindi hai visto totalmente delle altre strade, dov'è che ti sei trovato meglio o dove hai trovato le difficoltà maggiori? Questa è una cosa sicuramente molto interessante. Allora, sicuramente a Regione Piemonte le strade c'è tanti tagli molto veloci, e infatti secondo me, come avevo già diciamo pensato prima della gara, la, la prova più favorevole poteva essere la Salassi, che comunque è una strada molto veloce, quindi abbastanza meno sporca sicuramente rispetto ad Alba, e quindi molto, molto simile come, come velocità, ecco, come, come punti di velocità, ecco. Quindi quella direi così. E Fenice, come vi ho detto, una prova molto molto tecnica, difficile, e purtroppo ha fatto molte vittime. Invece dentro anche quella è una bella prova, anche quella tecnica, si alternava a punti veloci, a punti un po' più lenti, più stretti, e molto molto bella. Sì, tra l'altro argomento di analisi questo, sicuramente le prove speciali della Valle d'Aosta sono prove, come dicevamo, larghe, con molta velocità, a tratti mi sembrano un po', hanno delle somiglianze con le speciali francesi, della, diciamo, magari posso dire Rally Mont Blanc piuttosto che sono andata proprio ai confini. Tu che hai corso non solo nel, nell'area piemontese, ma ti sei spinto anche oltre, perché ricordiamo di Marcel gli anni del campionato italiano junior e tante apparizioni in giro per l'Italia. Dov'è che, qual è stato il momento, la gara, dove hai trovato più somiglianze oppure difficoltà rispetto a una gara come può essere il Rally Valle d'Aosta? Lasciando stare che tu quelle strade le conosci, ecco. Però in giro per l'Italia magari avrai avuto una gara, dici, questa è la gara più difficile che ho fatto. Ma allora, devo dire che una gara che ho trovato molto difficile è stato il Sanremo, perché comunque strade molto scivolose, quindi non, con poco grip facevo fatica a capire, ecco, il limite delle, della macchina, perché comunque scivolava parecchio. Roma, quindi Roma Capitale, è stata una gara anche quella molto tosta, strade molto molto veloci, e anche lì comunque con solo 2 passaggi a prova nelle ricognizioni è stata dura, poi ecco fidarsi e tenere giù in certi punti, perché strade molto molto veloci. E cosa dire, altre prove, sì, diciamo, dove mi sono trovato bene posso dire Lanterna, che ho trovato delle strade secondo me abbastanza simili alle nostre, ecco. Certo, certo. È un giusto modo per agganciarci anche a Vanessa, perché Vanessa non è molti anni che naviga, ma è anche molto, è molto giovane, come Tiziana, siamo sempre lì, ma ha tante esperienze, devo dire che se si apre palmarès comunque di gare ne ha fatte tante, e non solo in Piemonte, anche qui, certo, con Matteo Ceriali,
che se vogliamo salutare, avete partecipato a tante gare anche del campionato italiano junior, e per quello mi leggo al discorso di Marcel. Partendo ecco, da questo aspetto, dov'è che hai trovato le maggiori difficoltà dal punto di vista del sedile di destra, quindi in merito alla tua carriera da oggi fino agli anni recenti, diciamo? Ma, diciamo che ad oggi la gara che mi ha messo più in difficoltà probabilmente l'Isola d'Elba. Di quest'anno? Sì, di quest'anno, di 2 settimane fa. È stata per me la prima gara con prove così lunghe, la volta al raio da 27 km, quindi non è sicuramente semplice riuscire a star dietro 27 km al pilota senza perdere il ritmo. E poi soprattutto il giorno dopo, quando affrontavamo la Due Mari, che abbiamo fatto 6-7 km di prova con visibilità praticamente a zero, quindi riuscire a non perdersi in maniera tale che il pilota riesca a fidarsi di te, è per me stata dura, quindi mi ha messo in grave difficoltà, onestamente. Tra l'altro, sto a sottolineare l'inizio stagionale di Matteo Ciaviari, comunque andato sull'Isola d'Elba e se l'è cavata molto bene vincendo la classe sopra 2006. E quindi un bel percorso di International Rally Cup che ha in sé tante gare interessanti come Taro e Casentino. Quindi da dove viene questa scelta, diciamo, di spaziare? Abbiamo parlato del campionato junior, ma l'International Rally Cup è un campionato che ha il suo perché. Se vuoi raccontarci qualcosa di questa serie. Sicuramente è un campionato che ha delle gare per me bellissime, è un campionato che è facile, e alla quale è facile partecipare, soprattutto se uno ha impegni lavorativi, perché è un campionato che non richiede di stare via una settimana al mese, come invece era nello junior. Sono 4 gare spalmate durante l'anno, quindi 4 gare che uno riesce a preparare sicuramente meglio e sicuramente riesce a fare più passaggi, non come nello junior, come diceva lui, 2 passaggi a prova che iniziano ad essere difficili. E quindi io e Matteo abbiamo deciso, per comodità di entrambi, soprattutto mie, di partecipare a questo campionato e vedremo come andrà. Diana, certo. Belle queste storie giovani, piemontesi. Certo. In giro per l'Italia e naturalmente nel mondo dei rally. Certo, si uniscono diverse componenti, quindi io ci tengo sempre a dire l'essere comunque donna, l'essere giovane e avere la possibilità comunque di avere anche dei piloti che credono in te e che quindi ti vogliono al loro fianco poi in una gara. Come dicevi prima, l'Isola d'Elba, 28 km, sono tanti, difficile, come dici tu, tenere concentrato il pilota, ma essere concentrata anche tu. Sì, assolutamente, rimanere concentrati, poi scelte delle gomme che prima fa bello, poi inizia a piovere, poi non sai sulla prova cosa trovi, e quindi l'asfalto che non aveva assolutamente grip, perché comunque soprattutto la prima prova a capoliberi non stavi diritto né nella prima né nell'ultima curva, perché anche con le gomme in temperatura comunque il grip non c'era, e quindi una scelta continua che ti mette in difficoltà dall'inizio alla fine. Certo, quindi bisogna proprio essere sì. Al massimo della concentrazione. Assolutamente sì, tra l'altro mi ricollego al discorso invece del Rally Valle d'Aosta che è stato appena in questo fine settimana, esatto. E, ecco, in merito a questa gara, una domanda che ho fatto già a Marcel: le difficoltà che avete trovato e se c'è una prova speciale anche qui che magari ha lasciato qualcosa di più, nel senso il Fenis è stato, credo, il tratto più difficile, però penso, mi viene a pensare anche alle prove di Solassi e Rientro, che sono comunque 2 tratti molto molto difficili, e penso anche per un navigatore, mi viene da pensare, giusto ne parlavo con Dario Beltramo, che diceva si fatica, magari si perde una pagina di note, si fatica a riprendere il filo, no? In una prova come il Fenis, esatto. No, dico, quindi secondo te c'è un tratto tra questi che ho citato che magari ha avuto sia più difficoltà rispetto a altri? Ma io penso forse il tratto dove ho riscontrato più difficoltà era San Marcel, ma più che altro perché per le condizioni della strada provi magari a dare una mano al pilota, a cercare di,
di tenerlo un po' a bada e allo stesso tempo dargli sicurezza, quindi è un attimo che mentre tu gli dai sicurezza alzi lo sguardo sei già lì per dovergli dire la nota. E la Salassi non troppo, se non che la nebbia ci ha di nuovo dato il benvenuto. Per fortuna è durata poco, però sì, penso alla San Marcello riuscire a tenere un po' bada il pilota e però allo stesso tempo non perdere il ritmo. Certo. Adesso io lancerei invece le immagini dei primi tre classificati assoluti, appunto, della 45esima edizione del Rally Valle d'Aosta. Possiamo anche parlare un po', addentrarci all'interno di quelle che sono le classi della Coppa Rally di Zona. Sì, della Coppa Rally di Zona, che ha vissuto anche per la Zona 1 il secondo palcoscenico, round. Che era quello, secondo round, che era quello del Rally Valle d'Aosta dopo il Rally Regione Piemonte. E dove dobbiamo annotare una cosa, e so che tu sei molto legata, è della prestazione di Simone Goldoni. Volevo appunto salutare Simone Goldoni e Liliana Armand, che purtroppo devo dire che per me sono i vincitori molari della classe Rally 4, tredicesimi assoluti per buona parte di gara, poi purtroppo i braccetti ci hanno lasciato, della 208 e ritiro. Anche per Liliana è un grande peccato, perché so che lei ci teneva molto. Molto anche Simone, perché era da un po' di tempo che era fermo. Era un anno che era fermo, esatto. E Liliana, perché ho la sua associazione Viola, che io ricorderei e saluterei per il grosso lavoro che fanno a supporto di tutte le persone che si trovano a vivere in determinate condizioni. Assolutamente, una Rally 4 che oltretutto è stata scoppiettante, perché per varie cose, dopo il ritiro di Simone Goldoni, anche Scappellato ha avuto dei problemi, e quindi alla fine il successo è andato nelle mani di Massimo Lombardi, che si candida tra i grandi protagonisti della Coppa Rally di Zona 1. Già lo scorso anno era stato in lizza fino alla fine, proprio mi ricordo un Valle d'Aosta 2023 dove si sono giocati l'accesso alla finale in 3-4 piloti, lui c'era. Quest'anno si ricandida nuovamente per essere uno di coloro i quali sogna l'accesso alla finale di, ricordiamo, Rally della Lanterna a fine stagione. Nelle altre categorie, insomma, c'è da segnalare anche questo neonato trofeo Alpen. Marcel sicuramente si è a conoscenza del fatto del Rally Valle d'Aosta faceva parte di questo neonato trofeo che è riservato alle due ruote motrici, se non erro. È una cosa interessante perché accompagna gare anche della Svizzera e della Francia. Avrà lo Chablais, avrà il Valais, il Mont Blanc, quindi credo che anche qui è un qualcosa da alimentare, penso, perché comunque ti dà la possibilità di correre anche in gare che sono molto più lunghe delle nostre e non in Italia. Con tassi di difficoltà maggiore, esatto. Quindi. E qui, vittoria della classe A6 per Fabri Cave. Simpaticissimo, che salutiamo. Sì, ciao Fabri. Ciao Fabio. Ventunesimo assoluto, per poco non è riuscito a entrare nella top 20, davvero poco, però un grandissimo risultato, un altro grandissimo risultato per loro. Non era molto contento Cave alla fine, perché nelle prime tre speciali ha tribulato un po'. Lui è contento, ma poi i risultati vengono. Ma non è contento, poi non è riuscito a dare lo spettacolo che da sempre, però il cronometro ha pagato, quindi ha più fans Cave che tanti altri, io dico sempre. La simpatia di Cave è inconfondibile, penso che gli smittisto, io sono d'accordo. Però sì, poi da segnalare, mi fa piacere farlo, il primo successo di classe N2 di Andrea Ferrero. Matteo Gazzarino, ci tengo a farlo perché è un ragazzo che da un po' di tempo che ci crede nei rally e con tanti sacrifici riesce a essere via con 106 e penso che quando riesce a raggiungere al Rally Valle d'Aosta il successo di classe,
con la vittoria annessa di prove come il Fenice e quant'altro, credo che sia la cosa più bella che possa esserci, e complimenti a loro. E poi da segnalare, insomma, i tanti protagonisti anche nelle altre categorie, mi viene da pensare N4 di Luca Roggero e poi degli Aostani in N3, Sciablozze, se non ricordo male. N3, esatto. E poi, insomma, tante altre cose di questa gara che devo dire ha messo in luce comunque l'affetto dei fans e del pubblico. Sì, vabbè, il Val d'Aosta è da sempre un rally sentito, specialmente per voi del posto. Ecco, difatti di questo vorrei proprio fare una domanda a Marcello. Molto più sentito rispetto... Perché di gente l'abbiamo vista tanta... Perché sei appassionato, oppure lì è proprio famiglie intere, che è una festa. Yeah. E quindi è proprio visto radicalmente diverso qua rispetto al Piemonte, dove diamo più fastidio perché chiudono le strade, c'è un rumore, e quindi è tutto un mondo. Sì, diciamo che ci sono poi dei casi dove c'è tanta gente, perché mi viene a pensare alla Regione Piemonte, Rally Grappa, ci sono delle case dove... Però è sempre spostato verso là, io parlo proprio di qua, sì, verso Torinese, chiaramente sì. Del nord, no, devo dire, no, sul, mantenendo il focus sul Valle d'Aosta, io credo che il fatto di aver mantenuto alta la tradizione, certo, ha mantenuto alta la tradizione negli anni, perché ricordiamo che la gara si è fermata a un certo punto, la gara era super titolata, era Trofeo Rally Asfalto, aveva la partenza e l'arrivo a San Vincent, e credo che fosse una delle più belle gare, insomma, che potessimo avere nel panorama nazionale. Poi il ritorno, se non tra qualche difficoltà, 2 anni or sono, e poi di lì è iniziato questo percorso che spero possa andare avanti. Io ogni tanto lo dico anche a Terevieren, che salutiamo, presidente dell'Automobile Valle d'Aosta, si spera sempre che succeda un qualcosa in più, no? Come tutte le gare, perché lo meriterebbe. Io dico sempre, quando vai in Valle d'Aosta ci sono delle prove speciali bellissime. È chiaro che poi si scontra con le difficoltà organizzative e tutto. Marcella, sicuramente qualcosa da dire su questo aspetto ce l'hai, voglio dire, di tutto questo grande, no, clam di pubblico, oltretutto anche ad Aosta, nelle vie del centro, il sabato sera, cioè ha portato un'atmosfera di festa, dopo magari i mesi invernali, insomma, anche se la Valle d'Aosta per il via dello sci e di altre cose avrà tante altre attrazioni. No, assolutamente, c'era veramente tantissima gente, tantissimo pubblico sulle prove, è stato tutto bello, anche nei trasferimenti comunque c'era molta gente che ci applaudeva, quindi cioè, vuol dire, non si applaude, bello, è stato proprio molto molto bello, emozionante, quindi vuol dire che comunque il rally ad Aosta è sentito anche per noi piloti, comunque ecco, è... Tanti iscritti, cioè, poi tra l'altro, sì, tanti assolutamente, 51 equipaggi sono davvero tanti. E quindi fa proprio piacere, è davvero una bella, bellissima cosa, molto molto bello. Bello anche per i rally, certo, in generale. Adesso io lancerei invece le immagini dei primi classificati di ogni categoria della Coppa Rally di Zona. Mm-hmm.
Yeah.
parlerei un po' con i nostri ospiti di quali sono i vostri prossimi obiettivi futuri delle prossime vostre partecipazioni. È una domanda sempre spigolosa. Tutti dicono, è la domanda che non si vogliono sentire fare, ma è bello farla. Uno deve avere un obiettivo, se fa questo sport o qualsiasi altro sport, deve avere comunque. Sì, assolutamente. Iniziamo da te stavolta, Vanessa. Per me sicuramente l'obiettivo principale è quello di continuare a fare tanta esperienza, perché io penso che soprattutto nel ruolo dei navigatori non si smetta mai di imparare, ogni gara è a sé, quindi il mio obiettivo è di riuscire a fare tante gare, farne soprattutto fuori dall'Italia, quindi cioè fuori dal Piemonte, zone che non conosco, strade che non ho mai visto, quindi abituarsi a vedere il roadbook in trasferimento la prima volta. E poi, chi lo sa, magari di fare qualcosa di bello nella finale dell'International Rally Cup. Ma speriamo tutti. Sicuramente il livello e il fatto di mettervi comunque alla prova in campionati di questo tipo vi fa onore, perché comunque non è facile. A volte dico comunque già solo partire con logistiche complesse, perché comunque mi viene a pensare all'Isola d'Elba, comunque devi partire diversi giorni prima o comunque vai in prove che non hai mai fatto, però poi alla fine della stagione ti rimane qualcosa che poi alla lunga ti porta esperienza, e questo penso che sia per te che per Matteo Ceriali. Assolutamente, poi sicuramente importante. Avere la fortuna di avere Crugnola in classe nel raggruppamento ci stimola. Sì, perché comunque sai che ti stai mettendo a confronto con un pilota che va davvero forte, quindi sai che se esce il tuo tempo ed è simile al suo, sai di aver fatto realmente qualcosa di buono. Quindi è un campionato in cui riesci a metterti davvero a confronto con piloti che vanno parecchio forte. E alla fine è quello che devi fare se vuoi capire qual è il tuo livello. Certo, certo. E anche per migliorarsi. Assolutamente. Cercare un stimolo per fare... per farsi di più. Marcello, adesso tocca a te. Non te ne scappi. Noi niente, stiamo insieme ad Eric. Dobbiamo salutiamo Eric Macori, tra l'altro. Assolutamente, lo ringrazio tanto. L'obiettivo è fare ancora una gara con la Skoda, se riusciamo magari anche due, però dipenderà tutto da... Sempre dalla solita cosa, non è che... Il budget purtroppo qua fa la differenza, quindi il budget permettendo una o due gare ancora sicuramente, ecco, voglio fare esperienza, voglio continuare a crescere, so che c'è tanto margine di miglioramento, quindi quello è l'obiettivo, migliorare. Hai visto, ecco, su questo mi aggancio, perché hai visto che Marcel, anche lui ha avuto un'evoluzione, è partito, ricordiamo, tanti anni fa ormai, perché dalla piccola 106, sì. Poi si è passati negli anni R2, la Rally 4, e poi la Rally 2. Hai visto un'evoluzione pazzesca, penso, anche delle macchine e delle prestazioni, perché adesso sei su una macchina, penso, più facile e più veloce, perché la Skoda ha questo compromesso. Assolutamente. Quali sono state le difficoltà di adattamento nei vari passaggi, se ci sono state ovviamente? Allora, io direi che sulle piccoline, cioè comunque hanno tutti i loro punti critici, diciamo. Portare al limite secondo me non è mai facile su nessuna macchina. La Skoda sì, è una macchina, tra virgolette, facile, molto precisa, quindi... frena tanto, quindi ti dà sicurezza e tutto, ovvio che poi portarle al limite non è per niente facile, e quindi per fare i tempi comunque bisogna portarle abbastanza al limite, ecco. Bisogna tenere giù il piede, esatto, e non è per niente facile, ci sono comunque tante regolazioni, tante variabili, ecco, che bisogna capire per poter spingere a fondo. Certo. Un rinnovo, speriamo vederlo ancora in tante apparizioni, certo. In questa stagione, dopo Rally di Regione Piemonte Valle d'Aosta, speriamo di rivederti presto, perché credo che l'ho dimostrato quello che vale. Certo. Il nostro più bel augurio penso sia questo. E per Vanessa, naturalmente, di portarci in giro per l'Italia, portare i colori anche del Piemonte, perché comunque siete tra i protagonisti, comunque anche questo fa piacere, no? A volte vediamo altre regioni d'Italia con tanti piloti in giro per l'Europa, per il mondo, e invece il nord-ovest, meno male che ha anche dei personaggi come voi che ci portate in giro per, almeno per l'Italia, voglio dire. Il Val d'Aosta va in archivio, Val d'Aosta va in archivio, ma
tra neanche 15 giorni, tra 15 giorni, esatto. Appunto, come abbiamo anticipato a inizio puntata insieme a Walter, ci sarà l'ottava edizione del Rally Grappolo. Rally Grappolo. Seconda prova valida per il CRZ Zona 2. Altri protagonisti, o forse gli stessi, non si sa, bisogna vedere... bisogna vedere cosa decide Elvis. Bisogna vedere Elvis che cosa decide. Vabbè, ci sarà sicuramente lui, quello... tra i protagonisti. Lui c'è sempre. E poi sicuramente, attenzione a Jacopo Araldo, perché lo salutiamo, tra l'altro ha portato a casa un bellissimo successo sulle strade del Rally Val d'Arroscia, che è stato questo appuntamento di metà, sì. Diciamo, dove... Prima edizione, una bella gara organizzata dalla Scuderia Imperia Corse. È stato bravo, nel senso che ha dimostrato che questo inizio di stagione lo ha accompagnato favorevolmente, diciamo, quindi è da tenere sott'occhio con la squadra RS di Munaretto, insomma, secondo me sarà uno di quelli che potrebbero insidiare, insomma, poi ci saranno poi le gare Ligure, insomma, quindi sarà un calendario ancora lungo e che dove avremo, secondo me, dei colpi di scena anche, quindi io credo che questa divisione della zona 2 porta in seno anche tante novità, assolutamente, quindi... Poi, come abbiamo detto prima, tanti anche gli eventi collaterali, quindi... Sì, il Rally Grappolo poi sarà una festa, probabilmente, a tutti gli effetti. Quindi, sì, a livello di coinvolgimento. La notte, quindi anche qui ci saranno tante variabili anche per la gara, e poi dopo l'arrivo in San Damiano, insomma, una cittadina da sempre legata, sì, al mondo dei rally. Poi, anche qui, grazie alla passione di Walter Bugnano, una squadra formata da tanti volontari, ragazzi che hanno creato qualcosa di importante, perché poi c'è anche la gara storica, quindi, certo. E credo che oggi, insomma, il Grappolo sia una delle gare più partecipate allo Stato, anche andati alla mano, quindi crediamo che sarà un grande successo anche qui, quindi penso che ci sarà da divertirsi e sarà un altro appuntamento che ci permetterà di capire un giro di boa per la zona 2 che ci permette, sì, di sono capire quattro prove, quindi dopo che cosa succederà, chi andrà avanti, chi si fermerà, chi deciderà cosa fare, insomma, quindi, certo, lì potremo dire e date la mano che cosa sta succedendo realmente, questo sì. Quindi la prossima puntata sarà ovviamente dedicata al Rally del Grappolo, dove, come in queste prime tre puntate, che speriamo vi siano piaciute e vi stiano piacendo, sì, ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno fatto i complimenti, sì, e che ci seguono, che ci hanno seguito puntata, soprattutto dopo la seconda puntata del Regione Piemonte, perché sono stati davvero tantissimi ed è un enorme piacere per noi che abbiamo cercato di mettere in piedi questo programma proprio per cercare di far crescere quello che è il nostro sport proprio qua dove siamo noi, nel nord-ovest, sì, nella zona nord-ovest. Nel nord-ovest, è fatto apposta perché crediamo che abbia un bacino di gare, di piloti, di addetti ai lavori che credono e seguono questo sport, esatto, di talenti, quindi speriamo di portare a un punto di informazione. Speriamo anche puntuale, di aiutare a dare un po' di visibilità a chi come voi ne ha bisogno, certo. A chi ha talento e chi merita magari tanto più di altri, che facevamo giusto ieri un discorso, che sono un'altra persona sicuramente. Si presenta con le valigie, però puoi presentarti con tutte le valigie che vuoi, ma se poi... Sicuramente è un mondo difficile dove a volte la meritocrazia non c'è molto, anzi per poco, voglio dire, però speriamo di portare, soprattutto come dico, informazione e passione verso chi ci segue, verso gli appassionati, verso gli addetti ai lavori, verso tutti coloro i quali vorranno seguirci. Certo. Questo è il miglior augurio. Quindi noi ora ci congediamo. Io ti ringrazio. Saluto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, grazie di essere stati qua, in bocca al lupo per il futuro. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento appunto dopo il Rally del Grappolo con la quarta puntata di Chiacchiere da Rally, ma mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao, a presto! Ciao!